Ebbene, eccoci qua, signore, eccoci qua. Ben ritrovati, bentornati sul canale PG Esports. Il momento è finalmente giunto, come sempre, accompagnarvi di Noise, affiancato da Wolcat. Ripeto, il momento è giunto. Tocca a noi, tocca di nuovo all'Italia, tocca Già. all'Italia suggellare il proprio posto da contendente per le semifinali. È vero che è andata molto male con la Francia, è vero che eravamo anche però all'esordio e quindi non eravamo caldi, l'abbiamo visto proprio durante la partita, il crescendo di cui i nostri sono stati capaci, quindi non ci disperiamo, anzi, traiamo confidence dal fatto che abbiamo potuto competere spalla a spalla con una delle migliori squadre del torneo, Vero? nonostante fosse per noi un esordio tardivo, con una Francia già ben calda da diverse partite, da diversi successi. Per noi questa Polonia è lo scontro ideale per rompere il ghiaccio e per affermarci come contendente. Dovrebbe essere una vittoria facile, dovrebbe, dico dovrebbe, visto come hanno potuto giocare i nostri sul finale di partita contro la Francia. Esatto. L'importante è riuscire non solo a vincere, ma anche portarsi a casa magari due o tre contratti. Questa è la cosa principale, anche perché per l'appunto, per quanto le kill, o meglio le vittorie possano contare, il budget è quello che all'effettivo crea la classifica, quindi Esatto. potrebbe ancora esserci qualche upset realistico dove una vittoria non ti porta automaticamente a essere sopra chiunque abbia comunque più budget di te per motivi di incrocio, motivi di contratti. È difficile perché ovviamente le cose vanno un po' di pari passo, è difficile trovare uno che non abbia vinto e che abbia più soldi di te. Però vedremo, vedremo. Sarà molto importante più che lo scontro con la Polonia. Chiaro, se i nostri dovessero toppare contro la Polonia, ragazzi, per noi il torneo si Si concluderebbe qui. concludeva. Avremo altre partite da giocare, ma si tratterebbe poi solo di incrementare il Esatto. prize pool per la charity di nostra scelta, che è Save the Children Italia. Però Giusto. quello che ci auguriamo è che la squadra vada in fondo, e per farlo non basterà anche solo stompare 13-0 più tre contratti la Polonia, ma poi ci attenderanno al varco La prima la Turchia. Turchia, dalla quale possiamo permetterci di perdere, secondo i miei calcoli, ma poi non deve mancare la vittoria di misura con la Spagna domattina per aprire le danze del Day 2. Già. Idealmente non perdiamo più qua d'ora in poi, perché la Francia già doveva essere una squadra sulla quale fare la partita e sulla quale andare a portare a casa la vittoria. Non è stato così. Spero presto anche di avere il confronto grafico degli standings, però a questo punto è più una lotta tra Spagna e Francia per accedere alla posizione numero 2 del girone. Diciamo che si creerebbe un po' uno stallo a tre peculiare, in cui Spagna, Francia e Italia si sono tutte battute a incroci Questo è ideali vero. e la Turchia poi ha battuto tutte le altre. Quindi a quel punto dipenderebbe tanto da quanto e come andiamo bene con i contratti. E purtroppo però noi sappiamo che il fatto di essere entrati tardi in partita ci farà prendere una fetta minore di quelle che non abbiano già preso Spagna e Francia dalla Polonia, per esempio. Noi purtroppo, anche vincendo sulla Polonia, avremo la parte più piccola in assoluto di prize pool che la Polonia ha avuto finora, visto che esce da due sconfitte consecutive, forse addirittura tre. Ha perso da Spagna, ha perso da Francia, perderà molto probabilmente dalla Turchia, che è un team ancora più preparato, nell'ultima partita del girone 1 di domani. Quindi purtroppo arriviamo tardi, comunque sia, sulla Polonia. E quindi siamo in questo stallo a tre, la sfavorita. Dovremmo riuscire nell'impresa di battere la Turchia per essere sicuri di qualificarci. Sì, c'è da dire più che altro che ancora una volta, purtroppo la schedule non è andata a nostro favore, o almeno non completamente, posizionandoci a metà della giornata dove i team mattinieri, quelli che adesso stiamo andando a incrociare, erano quelli un pochino più caldi. L'unica forse che può andarci bene è quella prevalentemente contro la Turchia, perché è quella che ha giocato i primi match e adesso è un pochino più a freddo, a Vero, secco. Quindi vero. potrebbe essere un abbiamo giocato, abbiamo dato. Ora, a distanza di ore, devo tornare a giocare, potrei non avere più le stesse performance. Questa è la parte più importante, oltre alla Polonia, che non so neanche a dirlo, se non vinciamo contro la Polonia, come giustamente hai detto tu, Wally, è finita. Già, Baracca sì, e burattini, ce ne andiamo. potrebbe essere che in realtà la schedule si riveli essere positiva per noi, perché comunque la Turchia è in ballo dalle 11 di stamattina con il primo match Fa più. di wild card, quindi potrebbe anche essere che l'Italia possa capitalizzare su una Turchia che Sì, però si sta riposando da diverse ore, questo perché ha pure è avuto il suo vero. ultimo match alle 13:30, si sono stati svegli, si sono messi a riposare, mentre l'Italia è in ballo dalle 15:30 e potrebbe essere ancora nel vivo della concentrazione. Comunque potrebbe trovare una Turchia riposata. Speriamo di no, speriamo che invece abbiano dato gas nelle partite precedenti e che arrivino un po' impreparati al nostro catenaccio all'italiana. Dobbiamo Esatto. partire più forte, non sicuramente partire più caldi di quanto abbiamo fatto con la Quello Francia. che hanno mostrato, Wally, quello che hanno mostrato negli ultimi Sul 8 finale, sì. match contro la Francia è quello che vogliamo vedere, anche perché è quello che sono, cioè nel senso è quello che ci Certo. hanno mostrato sono la loro vera identità. I 12 match precedenti
sono stati semplicemente un susseguirsi di francesi molto caldi, molto aggressivi, e anche lì iniziare a trovare, come si dire, la loro confidenza tra di loro, tra i vari player, anche perché, per appunto, abbiamo detto, ci sono molti pro player tra Sparker, Educoz, ma soprattutto anche il buon Stermi, e poi affiancati da Terenas e il buon Manuelito El Raton. Quindi c'è una simbiosi che secondo me può ancora funzionare. Adesso Certo. vediamo, voglio vedere un po' il cambiamento. Tu cosa ti aspetti effettivamente? Di nuovo un Stermi su un carry con la possibilità invece a Manuelito di tornare su qualcosa di supporto, oppure si ricambia? Stermi qualcosa di un Guarda, pochino più supportivo e su Manuelito un Phoenix magari. probabilmente dobbiamo un po' cancellare la partita contro la Francia, non perché necessariamente sia andata malissimo, ma perché è stata caratterizzata dal dover rompere il ghiaccio, Esatto. dal dover esordire nel torneo. Quindi non credo si debba già gettare quanto costruito in quella partita, ma ripartire da quello che si era provato a fare in quella partita lì contro la Polonia, che invece ci dovrebbe concedere più spazi, ci dovrebbe dare un pochino più l'idea di come funzionino questi schemi che abbiamo creato con Manolito sul support, con Lapo sul support e Sterming invece prova a pescare qualche kill con naturalmente Sparker e Educoz sui rispettivi agenti signature, diciamo Sì. i loro agenti principali, che sono rispettivamente per Sparker il buon Breach e per Educoz Jett. A questo punto, da loro specialmente, mi sento di poter chiedere anche di più, perché è vero che Stermi e Terenas hanno fatto anche più di quello che ci si aspettava da loro, probabilmente nella partita contro la Francia, ma il fatto che il game fosse impostato in un certo modo ha fatto vedere, se vogliamo, la parte peggiore di Educoz e Sparker, che hanno giocato forse un po' troppo schiacciati, quando invece l'abbiamo visto anche per le altre punte di diamante delle altre formazioni. Quando ci si inorgoglisce, si prova a far vedere il meglio di sé, poi il meglio di sé arriva. Ci sono quelle giocate molto rischiose sul filo del rasoio, che però risultano magari in doppia, triple kill e poi facile round per la propria squadra. Sparker ed Educoz non se ne sono prese molte di queste occasioni. Hanno giocato un ottimo, ottimo Valorant, come sono soliti fare, ma non si sono presi delle libertà che gli avversari gli concedevano. Ecco, questa è la formulazione giusta della frase. Sì, questo è vero. Infatti mi aspetto da parte di loro due, soprattutto che hanno avuto il commit più alto all'interno della competizione. Infatti ricordiamo per Sparker e Educoz attualmente in massimo rango Radiant per quanto riguarda l'Italia. Quindi più di così non si può. Poi c'è la ladder tra i vari Radiant, però insomma, tempo al tempo. Mentre invece per Stermi, come sempre ricordiamo, il palmarès incredibile. Sui vari FPS, ormai da ventennale quasi l'esperienza di Stermi, quindi sicuramente una grandissima esperienza da un veterano come lui. E si è anche un po' sentita, eh? Si è anche un po' sentita Sì, perché nel si sente, momento in sì. cui erano in crisi sul dodicesimo point, ci è voluta della fermezza, ci è voluta della grinta in più che effettivamente Stermi ha saputo dare, sicuramente mentalità fredda. Così come anche il resto del team. Poi, per l'appunto, Terenas, che comunque ha dimostrato di avere anche dei buoni pick durante le sue esperienze su Valorant, e il buon Manuelito, che anche lui stesso comunque porta sempre una marea di FPS, quindi la mira di certo non manca. Dici bene, sono rimasto molto colpito da Lapo, sono rimasto molto colpito da Stermi. È tempo adesso per le nostre due star di ingranare la marcia e fare il Valorant che sanno fare. Non necessariamente quello più pulito e bello di tutti, ma quello che porta a casa il Quello risultato, quello del efficiente. gettarsi nella mischia, quello del fare le kill, quello di far giocare Lapo e Stermi e il buon Guarda, Manolito con un po' più di serenità in sovrannumero. dopo aver visto Orcus con un Judge volare in faccia ai nemici e one shottare col one tap, direi che da questa Si competizione mi può aspetto fare. di tutto. Dobbiamo abbandonare un po' quelle credenze del competitivo. Detto ciò, questo è il prize pool Eccoci qua. E standing. capite perché era importante che la Spagna uscisse trionfante dal match con la Francia? Adesso è leader e quindi per noi è lì. È ancora Big Money. una partita che dobbiamo giocare. Turchia e Spagna sono ancora lì nel mirino. Ricordiamo che dalla vittoria risulta un furto del 40% sul loro bottino, che quindi potrebbe rimpolpare le casse dei nostri ed è poi la cassa a fare la classifica, non il solo rapporto vittorie e sconfitte. Già. Quindi è fondamentale adesso per l'Italia non soltanto vincere contro la Polonia, che l'abbiamo già messo un po' in cassaforte, ma semplicemente perché non possiamo permetterci di perdere contro la Polonia. Quindi la metto già in cassaforte perché non potremo andare avanti senza questa vittoria. Mentre invece per quanto riguarda la Turchia, fondamentale per se vogliamo riuscire a qualificarci, anche perché ricordiamo come sempre, servono due. Cioè i primi due per potersi qualificare alle fasi successive. Intanto questa è la line-up con Educoz, capitano indiscusso, la charity è Save the Children Italia, per adesso loro sono a 1.400, siamo terzi. Sì,
Ricordiamo che da 1.400 ci siamo arrivati con il raggiungimento di due taglie, al quale poi totale, quindi di 2.666 dollari, è stato sottratto il 40% per consegnarlo direttamente alla Francia, che adesso è terza in classifica provvisoria. Insomma, bene che la Spagna abbia portato a casa la vittoria, si può sperare. Questa è l'arena più veloce del team polacco. Esatto. Lothar, Inetsaju, che va per il nome di Saju in game, Xipe, Alexandra e Famina. Una lineup che ha dimostrato tutte le sue lacune sin dal primo game. Ha un paio di individualità molto interessanti. Penso a Xipe, penso a Saju, penso a Lothar, che pur essendo, come suo nome tradisce, un giocatore di carte, ha sparato Lascia veramente bene nelle fare. partite che ha visto coinvolto. Lascia fare anche le ragazze. Alexandra è spesso stata top fragger. Famina un po' in difficoltà, un po' forse l'anello debole, ma sta sempre trovando anche l'anello debole, una sua posizione all'interno del roster. Ma a dirla tutta, in realtà, per quanto riguarda sia la Spagna, che presenta anche lei anch'essa con Leviathan, una ragazza tra la loro fila, e poi le due ragazze nel team polacco, stanno dimostrando davvero un'abilità incredibile. In tutti i match che hanno appena disputato, riescono sempre a trovare anche dei flank creativi, delle belle giocate, e potersi confrontare anche con dei pro player, a conti fatti, o comunque ex pro player di altri giochi. Per loro è un'esperienza incredibile, posso solo immaginare. Intanto, vediamo i Siamo ai contratti, contratti. sì. Contratti Allora, per per la quanto riguarda Polonia Polonia. replicano VIP, Eh Cash Money e We Need Orbs, quindi il capitano non deve subire più di 15 uccisioni, il team in tutto deve aver speso 250.000 crediti e il capitano deve aver fatto un'uccisione con la Ultimate. Per i nostri, se ben ricordo, From Afar, quindi 5 cecchini, 5 operator all'interno del round e si vince il round. Poi Behind Enemy Lines, per cui plant della Spike in situazione di 5 vivi contro 5 vivi, e l'ultimo, ma non ultimo, il clutch, quello che sta usando molto anche la Spagna, per cui vincere un round partendo da una situazione di 1 contro superiorità numerica. Esatto, che è una cosa che comunque può capitare tranquillamente, soprattutto se sei molto aggressivo o se subisci tanto l'aggressività nemica, quindi ti trovi magari su un 1v2 e fai la giocata magica. C'è da dire che ovviamente per un team come la Polonia, che il più delle volte è in difficoltà, giocare su questi può andare. Un po' meno forse le 15 kill sul capitano, però abbiamo detto il capitano è uno di quelli che è forse il più performante all'interno del team, quindi ci si aspetta un numero minore di morti. Poi comunque è una cosa che puoi tenere sotto controllo, puoi forzare un save che magari non faresti. Esatto. Se ancora bind, We are ancora back. Italia. Quindi secondo match su due per l'Italia su bind, una mappa che ricordiamo, ricordo almeno dai miei tempi a giocare parecchio a duo Q con il buon Lapo, essere una mappa tra le sue più odiate, nonostante lui sia un ottimo utente di Cypher e quindi poteva assumere il controllo del site da solo, non era esattamente la sua mappa preferita. Lui che Ciao. adorava invece, se ben ricordo, Split per lo strapotere che Cypher può esprimere in B-Site. Che dire di Bind? Bind è una mappa molto variegata, con delle aree molto lunghe e profonde come quella che stiamo vedendo da questa bellissima ripresa e i short che dà dritto su Heaven, un ottimo angolo di tiro per gli operator, mentre abbiamo anche delle situazioni un po' più claustrofobiche, penso ad Vero? esempio al lamp o all'accesso proprio ad Heaven, fatto di cunicoli e strettoie, così come anche l'accesso al B-Site può venire per un B-lungo, una strada molto aperta, molto lunga, dove si gioca spesso gli operator, oppure dalla più tortuosa e chiusa Hookah, che sarebbe quell'area che poi ti fa piombare saltando direttamente giù da un balcone nel sito di B. Sì, non la migliore delle posizioni, l'abbiamo vista, molto, un po', come posso dire, molto cattiva come zona, perché ti punisce, ti dà e toglie, come ti dà, ti può togliere. Però sì, è una mappa che abbiamo giocato in precedenza contro il team francese, questo per noi è un buon punto di partenza, anche se ai francesi non è valsa la vittoria contro la Spagna, a conti fatti, però è un buon punto di partenza perché se non altro ci permette di tornare in campo già giocato, Già. magari con lo stesso team, oppure no, ma se non altro con già un pochino più di convinzioni. E anche di semplicemente movimento alla mano con cui potersi districare tra i vari flank e rotazioni. Beh, la dice lunga, secondo me, il fatto che si abbia avuta la maggiore difficoltà in difesa. E poi in Vero. attacco si sia espresso un ottimo gioco. Questo la dice lunga sul fatto che non è una questione di meccanica o organizzazione della squadra, era proprio una questione di entrare in partita, di passare sufficientemente
tempo, sufficiente tempo a sentire le armi, a sentire i movimenti degli avversari e a capire cosa farne. Valorant è un gioco dove il momentum è molto importante, dove le sensazioni sono molto importanti, dove un attimo prima puoi sentirti inarrestabile e chiudere un ace in 1v5 e un attimo dopo non riuscire neanche a vincere il tuo piccolo matchup fatto di io copro l'angolo e tu provi a sorpassarmi. Insomma, è davvero tanto tanto importante lo stato d'animo, banalmente, dei giocatori. Esatto. Quindi abbiamo un po' subito il gioco nella prima parte di partita, siamo arrivati al 10-2 in favore della Francia, per poi concederci un 13-8 comunque molto dignitoso e soprattutto che faceva ben sperare per le partite a venire. Un attacco molto spregiudicato, in cui Sparker ed Edukoz, forse appunto consci di non poter vincere la partita giocando nel modo più ortodosso possibile, hanno iniziato a metterci del loro, hanno iniziato a giocare con più aggressività, altrettanto hanno fatto Stermi e Lapo e il buon Emanuelito che si è reso utile in più occasioni, e quindi abbiamo finalmente iniziato a giocare proprio quando non c'era più nulla da perdere. Ebbene, dobbiamo fare altrettanto, non dobbiamo farci schiacciare, subire il gioco degli altri. Abbiamo la qualità individuale e soprattutto l'intesa, perché ragazzi ormai giocano insieme da tanto tempo attraverso eventi per Vero? creator, attraverso il fatto di fare un po' di queue insieme in ladder. Insomma, i giocatori ormai si conoscono e c'è l'occasione di fare veramente bene e di recuperare uno spot per le semifinali. Vediamo, perché ricordiamo in ogni caso che per l'appunto abbiamo visto il prize pool, abbiamo visto le varie classifiche, solo i primi due di ogni gruppo passano alla fase successiva. Fase successiva che viene determinata non soltanto dalla vittoria, ma anche dal budget. In ogni caso, per andare a chiudere anche la questione monetaria e dei budget, i contratti cosa sono? Nient'altro che delle sfide un pochino più spicy che l'organizzazione stessa ha voluto introdurre, non solo per dare anche quel tocco in più variegato al proprio match, ma per aumentare anche, grazie ai contratti stessi, di una certa montare di soldi per il proprio budget. Quindi con tre contratti completati c'è la possibilità di guadagnare all'effettivo abbastanza soldi anche da incrementare non solo il proprio budget, ma da superare poi di qualche centinaia magari chi ti sta davanti. Quindi è fondamentale. In ogni caso, ricordiamo, sono tutti per la beneficenza. È un evento di beneficenza. Ogni team ha una sua charity. Nel nostro caso, ne abbiamo Save the Children ITA, e questo ha portato per l'appunto il nostro team ad affiancarci a loro. Dici Benone, io stavo immaginandomi uno scenario Di che? assurdo in cui l'Italia aiuta la Polonia a realizzare le proprie taglie per sottrargliele con la vittoria, perché al momento stiamo parlando di un bottino che sarebbe veramente magro per l'Italia anche qualora vincesse. Se non sbaglio, la Polonia è a 720 dollari, quindi il 40% del loro bottino sarebbe inferiore, sarebbe all'incirca sui 300 dollari, ed è No, è veramente, nulla. veramente poco. È nulla. Sappiamo che, ad esempio, l'Italia È si una riesce a taglia. sottrarre circa 700, sì, esatto, sarebbe la realizzazione di un contratto, quindi è indispensabile per i nostri mettere a segno tutti e tre i contratti e, se possibile, in uno scenario Far fare dei contratti incredibile, anche alla Polonia. andare a intare i Esatto. contratti dei polacchi per sottrarglieli poi in È fase di vittoria della mappa. la cosa migliore. Cercare di capire Questa subito. partita Tipo. deve vedere sei contratti andare a termine. Cioè, dire che la Polonia, comunque, essendo ormai fuori dai giochi, perché è irrealistico che possa riprendersi dopo tutte le sconfitte ricevute, potrebbe giocare per la charity, quindi per il budget, e quindi venire anche incontro. Abbiamo visto, d'altronde, in uno dei primi degli ultimi game, il contratto solo coltelli, solo armi bianche. Abbiamo visto l'inizio del game dove tutti avevano armi bianche, quindi per andare subito a Certamente. completare quel contratto per aumentare comunque in generale il budget, anche perché nuovamente ricordiamo, alla fine è per beneficenza, quindi non è che vai a perdere effettivamente qualcosa. Gli abbiamo fatto fare il punto, no, e sono comunque soldi che girano e circolano per fare beneficenza. Anzi, Oh, inietti. Ecco qua i contratti. L'Italia ne ha già. concretizzato uno, la Turchia ne ha concretizzati quattro, se faccio bene i conti, la Francia 5, la Spagna 6. Già. Quindi bene, perché questi sono tutti soldi aggiunti al prize pool. Tutte le squadre partivano da un budget di 2.000 dollari ognuna, più le 5.000 che vengono inserite nel budget delle squadre con la partecipazione agli eventi wildcard ai quali si guadagna l'accesso con i tag sui social Spike e la tag della nazionale, nel Esatto. caso dell'Italia Spike ITA. Quindi se volete dare una possibilità all'Italia di entrare negli eventi wildcards, spammate Spike ITA e chissà che domani non vincano un evento Chi lo wildcards sa? i nostri, nonostante sia giornata del girone 2, o speriamo che dal girone 2 qualche squadra ci selezioni come avversaria e ci dia l'opportunità di giocare per i 5.000 dollari. E poi i contratti sono un altro modo di iniettare
budget all'interno del prize pool di base. Quindi sì, di base il prize pool rimane sempre quello, semplicemente le squadre se lo spostano a suon di vittorie o sconfitte, ma poi i contratti sono letteralmente soldi rubati all'organizzazione ed inseriti nel prize pool per beneficenza, quindi va solo che benone. Esatto, quindi vedremo, vedremo, perché abbiamo detto le fasi fondamentali sono la vittoria sulla Polonia, essenziale se vogliamo veramente avere più i contratti della vittoria, abbiamo detto. Sì, più contratti che la vittoria stessa. E poi ovviamente la vittoria contro la Turchia, vincere in chiusura, ricordiamo sono gli ultimi due game di questa incredibile giornata tema Valorant del Twitch Rivals, vincere questi ultimi due game è fondamentale per affacciarsi domani con la speranza di poter prendere almeno il secondo posto. Già vincere contro i turchi è ottimo per un secondo posto, vincere poi domani contro la Spagna vuol dire addirittura giocarsi per il primo posto, quindi sì. Senza mettere troppo le mani avanti, però alla fine bisogna vincere tutte adesso, quindi non sì, è un mettere le mani avanti, bisogna vincere tutte, non esatto, è un mettere le mani basta avanti, è un dobbiamo vincere tutte, quindi sì, che poi sì, sia sì, primo o secondo posto poco importa, sempre dobbiamo vincerle tutte. Per come sono messe in ordine cronologico le partite, l'Italia deve vincerle tutte, perché se avessimo avuto adesso la Spagna, forse bastava battere la Spagna, sì, perché gli prendevamo veramente un mare di prize pool. Il fatto che la Spagna sia l'ultima per noi, addirittura forse ci mette nello spot. È la salvezza finale. Forse, perché la Spagna adesso è veramente ma enorme. Ma deve vincere tanto però adesso la Spagna anche domani. Alla Spagna in realtà rimane domani soltanto l'Italia stessa, perché ha già giocato contro la Francia, ha già giocato contro la Turchia nel primo match e di giornata, quindi tutti, e contro la Polonia, quindi sì, veramente alla Spagna manca solo l'Italia, quindi idealmente l'Italia ha l'occasione, battendo la Spagna, di prendere il bottino più grande possibile, ma pare proprio che siamo in game. Signori, il momento è giunto, energia al nostro team italiano, le abbiamo già annunciati più volte, questo è l'inizio del game tra la Polonia e l'Italia. Italia che parte in attacco, se non ci inganna ancora una volta la grafica, pare proprio sia così, vedo l'Apo Terenas sul Brimstone con quale ha raccolto così tanto, oh, sì, e pare proprio che sia la stessa formazione che abbiamo visto contro la Francia, quindi il Cypher di Monolito, Sparker sul suo Breach, Brimstone Terenas, Reina Stermi e Jet Educots. Oh signori, subito, un po' di visione regalata. Tanto movimento in B. Molto movimento in B. Tanto baccano. Eppure due difensori da A non si schiodano. Dobbiamo affondare il colpo. Già. Appena acquisiamo informazioni sui difensori, almeno. Tocca muoversi. C'è un inserimento totale. Bisogna guadagnare tempo finché la rotazione non è completa al lato Polonia. Vediamo solo Sova rimanere su quel point. Comunque un 5 contro 4. Adesso arriva anche le smoke del loro Brimstone. Tutti dentro. Si inizia con la posizione. Spark è trovato il fantastico. Spark ci viene. Stipe trova un'ottima risposta però su Educoz, gioco di pistole, arriva con le Ghost, Stermi in doppia, di Stermi va a pulire su Lothar, poi subito con le proprie self-healing arriva poi il one-tap da parte di Terenas con la chiusura, qui il sorrisone del buon Stermi, che inizia così come il resto dei compagni, una super partita. Doppia per Lapo, doppia per Stermi, quelli che secondo me sono stati gli MVP anche della prima partita contro la Francia, senza nulla togliere le nostre due star, Sparker ed Educoz. È chiaro che dove arrivano giocatori dai quali non te l'aspetti, siamo ben contenti di tessere le loro lodi. Lapo, che è stato proprio autore di alcuni dei migliori round in assoluto di tutta la partita, da ambo le parti, nella sfida che vedeva coinvolti Italia e Francia. Italia-Polonia, ricordiamo, dovrebbe vedere i nostri passeggiare sulle carcasse degli avversari, però la cosa importante è portare a casa questi contratti. L'aggressione si ricomincia ancora una volta con Educoz a capitanare, subito in aggressione, si lancia dentro addirittura con il favore di quelle spike che trovano una fantastica uccisione a seguito anche di quelli di Terenas, doppia Spectre per loro, a chiusura, vuole andare, segue bene Terenas, segue molto bene lo spray dell'arma, ottima uccisione su Lothar, che non se ne avvede. 5v2. Ma l'ingresso è tutto loro, e da Huka partono le frecce, ma non bastano, non basteranno mai. L'Italia è già sul point, Stermi al plant della bomba, della spike. Sparker cerca un angolo. Oh sì. Sui due in nuca. Smoccati fuori, c'è tutto il tempo per l'Italia, non devono per forza piccare. Non devono piccare, Sparker prima purtroppo è caduto con questo eccesso di zelo. Ma lo aspetta, lo aspetta il piccherino. Arriva Sparkerone, eccolo qui inquadrato. Ottimo, ottimo. Not bad, not bad come inizio. Già un secondo bisogna punto. Vedere... Bisogna vedere quanto abbiamo fatto male all'economia della Polonia. Non mi era chiara la situazione di economy. Credo di aver visto delle spectre e in forza ai polacchi. Qua vedevamo Aleksandras con una sola pistola, quindi potrebbe anche essere stato eco. Ora vediamo dalla scoreboard quale sarà l'economia per la Polonia.
E vanno adesso ad un full buy, quindi comunque sì, sono rimasti sulla soglia adatta ad avere il full buy. Addirittura avranno più armi di noi. Già. Noi manteniamo delle Spectre. Questo va bene comunque, siamo al secondo game, abbiamo già preso, o meglio, siamo al terzo round, siamo con due vittorie sopra di loro, possiamo Sì. permetterci e magari rubacchiare anche qualche un po' di economia, anche dovessimo perdere, prendersi qualche uccisione con un buon positioning come vediamo qui adesso da sopra. Si lanciano No, subito in avanti, vedono bel ai 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 ai. fuoco. Rischia grosso, va subito dentro, non rischiano, si lanciano dentro, trovano già una prima uccisione solo di Spectre. Alexandra sta saltando fuori dalla smoke. Flapo, no! Ah, Terena stava coprendo Haven. Mentre anche il buon Manolito cade, ma Edukoz pulisce molto bene. Lothar punisce Edukoz di rimando. E poi purtroppo con cura alla mano. Sparker Sì, da sono solo effetto. contro tutti. Sparkerone. Guarda Haven. Bisogna stare molto Occhio ad Haven, attenti da occhio ad dietro. Haven! Ai ai ai. Lothar, bellissimo, bellissimo il flank su Haven per andare a chiudere. Sì, Molto bravo si sono Lothar. mossi bene, cioè si Già. sono mossi bene e Però. hanno fatto faticare Però Sparker in 1v3. tre campioni KO con tanto del loro bye, quindi essenziale. Adesso se non altro saranno full bye i CC italiani. Sì, hanno resettato il bye. Stavano provando a tenere le armi finché valevano. Dopo tutto, riuscire a fare il round con le Spectre comunque è dignitosissimo come bye. Ora, però, è da rispondere al fuoco col fuoco. Quindi, probabilmente vedremo i nostri con Vandal. E perché Già. no? Se Sparker e Edukoz ce l'hanno, il gold ce l'hanno, il credito e tirate fuori sti operator. Sì, alla fine Sparker aveva poco da fare in un 2v1, potevano arrivare ovunque, però si sono portati a casa quelle 3 kill, tanto gli vale, tanto gli basta. Parker Ma puncia sul attenzione perché la lungo. rotazione da Uka, i polacchi Push contro push. stanno abbandonando con soltanto Edukoz esterni sul fake push. Grazie al rumore che stanno facendo Edukoz esterni su Bagni, abbiamo già visto questa strategia più volte. Addirittura delle volte abbiamo visto esterni da solo ad attirare su di sé Addirittura, e i l'attenzione. polacchi hanno già dimostrato di abboccare un po' all'amo. Però la visione non è totale. La visione non è totale, ma stanno girando tutti i polacchi. Dentro, dentro ragazzi, dentro la site B. Si può fare, si può fare. Veloce la rotazione da parte del team. Sì, Deve ora essere sono full inside. minia. Ora si incontreranno. Foolish, Ai ai ai, Saju. Saju, ottima risposta. Bravo Bravissimo cross Stermi, derby col però. Vandal one tap. Dentro con la spike piantata. Questo è il momento migliore. Questo è quello che deve fare l'Italia. Confondere i nemici. Una rotazione perfetta da parte di Stermi e Edukoz. Deve affrettarsi alla Stermi, c'è bisogno di lui nel site. Lothar ha creato una situazione di 3v1 se Stermi non arriva. Già. Arriva la suprema da parte comunque di Brimstone. La chiusura da parte di Aia. Lothar su Sparker, così come Alexandra su Terenas. E si No, va in purtroppo defuse. cauto. Purtroppo Stermi in ritardo. La Sì, sì, rotazione sì, troppo sì, sì. lontana. Peccato, Troppo cauto, peccato. troppo cauto. Troppo cauto, ma peccato davvero, peccato. Doveva prendersi il rischio. Effettivamente, Stermi dal canto suo non aveva informazioni sulla presenza di tutti i difensori già nel sito. Quindi è comunque rimasto cauto e non si è voluto esporre ad un altro lurker, come già aveva d'altronde fatto Saju. Quindi è stato cauto, forse fin troppo, attardandosi sul site e lasciando l'Apo in balia della pressione dei difensori che sono ruotati molto velocemente, però merito ai polacchi. Merito ai polacchi, nonostante avessero abboccato bene alla strategia del team italiano. Peccato, era una buona soluzione. In ogni caso, eccoci qua di nuovo. Aia. Xipe trova una fantastica uccisione su Edukoz subito. In short di A immediato su quel corridoio stretto. Non lascia scampo. Arrivano già Gunsmoke. È molto difficile tracciare la linea tra la giocata aggressiva, il giusto, da togliere pressione ai tuoi teammate, e quella che invece è una giocata decisamente troppo spregiudicata. Edukoz sta ancora faticando a trovare la quadra delle libertà che può prendersi Ancora contro una volta questo però. team. Sipe su Terenas, omonimo campione. E cerca qui Sparker la magia, ma molto bravo Xpier. Con un entra-esci, evita l'accecamento, chiude su Sparker e poi chiude la quarta uccisione. La punta di diamante del team polacco, Xipe, ha già fatto vedere grandi cose e non è facile farlo quando sei in un team che è quello sulla carta nettamente il più debole, ma non perché vi siano dei pro player impreparati, ma perché c'è più una forte partecipazione da parte dei content creator. Penso appunto al mio amico e collega Lothar, che è un giocatore di figurine proprio come me Già. e sta dilettandosi con Valorant. Attenzione, Il gank. Attenzione. l'highlight del gank. Il gank del gatto. Chiaramente questo ha No. portato alla morte di Terenas Gioca contro. per la Polonia, Gioca per la gatto. Polonia.
Grazie a questo si è preso l'uccisione. Intanto però qui vediamo subito una triple kill. Ai ai ai, l'Italia parte pericolosamente in svantaggio. Cercano ancora una volta l'inserimento sul punto di A, ma vengono massacrati. In fin di vita Terenas, in fin di vita Manuelito. Ai ai ai. Ai ai ai, proprio contro di noi si galvanizzano tutti, i giocatori, è veramente pazzesco. È pazzesco, pazzesco. Xipe, al di là di come stia giocando in mappa l'Italia, quello che sta facendo Xipe è fuori dall'ordinario rispetto a quello che gli abbiamo visto fare nell'arco del torneo. Stesso discorso lo potevamo applicare per JBZZ, che a un certo punto sembrava avere l'aimbot misto a wall hack, misto a... a visione totale, il volo anche, no. Ma l'ha capito, Terenas, bravo, ha capito che c'era un agente di disturbo, l'ha individuato da bravo analizzatore che era, ha compreso la falla nella sua economy, era subito fixata. Adesso si riprende però, focus ragazzi. Non dimentichiamoci che l'Italia è chiamata ad attaccare, e quindi è il lavoro più scomodo su Valorant, quindi non disperiamoci se vediamo i nostri cedere qualche passo agli avversari. È normale, la difesa è, per design del gioco, del tactical shooter in generale, è favorita. Già, è una mappa che va a favorire per l'appunto questo aspetto. Per questo prendere già comunque alcuni punticini in attacco è ottimale. Saju però molto bravo, prende la prima kill, ma Terenas risponde molto bene. Buono il tap, buono anche seguire lo spray del Vandal per assicurarsi l'uccisione. Buon Manuelito, buon position del Corsair, forse un po' basso. Forse un pelo basso, ma in ogni caso sta mantenendo il silenzio radio con i passi. Stiamo a vedere. Stiamo un po' sul buon Manuelito, vediamo un po' il Manuelito. Crosshair placement un po' basso per lui. Adesso attenzione. Ha coperto il flanco delle trap wire, quindi qualora Reyna, con la quale ne volesse pushare, incontrerebbe le sue trapole. Ottima l'orbitale di Xipe. Xipe ancora una volta. Mastermi molto bravo però, si affaccia nel momento giusto. Qui purtroppo la carica di Famina riesce a coglierlo. Satchel che non gli dà scampo. Dietro però col teleport, si corre Educaz, con Manuelito che fa da agente di disturbo, bait vivente, ma sta correndo anche Reyna. La plant però è assicurata, se non altro. Questa è la plant, 2 contro 1, Educaz, tutto te. Serve la magia, deve stare attento però, si possono immaginare un flank da quella parte. Li ha sentiti correre. Già. Passa il coltello per shiftare alle loro spalle, molto buona manovra di Educaz finora. Buono su quel primo, buono sul secondo! Educaz, triple kill! E si porta a casa il punto il team italiano, let's go! Perfetta la scelta dei tempi, passa il coltello continuando a shiftare, arriva perfettamente in posizione dietro di entrambi, aspetta a sparare, appena Reyna è completamente scoperta dal container, le pianta un proiettile nella nuca, sposta rapidamente il crosshair su Darius che stava andando in push subilungo per coprire la Reyna che stava, in teoria, badando al defuse, e invece no, 1v2, clutch di Educaz, let's go! Keep up. Educaz boy si porta a casa la partita, ce la regala lui, molto bravo. 4-3 parziale buono. Attenzione però, ancora una volta Xipe, ogni volta che ci si affaccia in quella short, in quell'ingresso stretto alla strettoia, si macerano sempre uccisioni. Una comunque di rimando ai danni della Reyna avversaria. È un 3 contro 4. Saju si porta a casa una fantastica uccisione su un lungo DB particolare, perché non era quasi più lungo DB, quasi più verso la mid. E adesso ancora una volta si gira con Educaz che prova, il giro sarà lungo, potrebbe dare anche la possibilità al team della Polonia di girare. Per adesso è un 1 contro 1. Manuelito potrebbe pensare di prendere l'orb per dare poi la suprema d'aiuto ad Educaz. Potrebbe. Manuelito aspetta forse un po' di iniziativa. Ok, viene visto. Dritto nel crosshair. Però va bene, non è un problema. Questo guadagna tempo per i propri compagni. Educaz deve fare la magia adesso. Va a vuoto il primo colpo di Operator. Tutti dentro. Wow, un ottimo dash. Bravissimo sull'altura. High ground. Se lo ottiene, se lo guadagna. Ancora una volta. Questa volta è un 1v3, si aumenta la difficoltà, prima erano 2, difficilissimo. Ora sono 3. Fare la magia, un po' di colpi,
da frag, cade l'armatura 50%, 30. Wow, grande Sipe, ancora una volta on fire, Sipe, on fire. Sì, non è facile, non è facile, per quanto ci siano le smoke di mezzo e tu senta il movimento, comunque colpire un bersaglio nell'area della smoke, voglio vedere quante volte riuscite a farlo con successo voi. Qua c'è del grande esperienza nel piazzamento del crosshair per Sipe, che è, ripeto, la punta di diamante del team polacco. Ricordo comunque che siamo in una situazione in cui l'Italia sta attaccando e dovete imparare forse a interpretare Valorant più con queste modalità che vi suggerisco ora. I round in attacco sono grasso che cola e poi il tuo lavoro lo devi fare in difesa. Ecco, è un po' un'esagerazione del concetto del tactical shooter, però vi dà per un po' una... fin da vi dà, esatto, un po' una leggenda di come funzioni il genere. È una leggenda di interpretazione, ovviamente. Sì, assolutamente. Poi in questa mappa, a maggior ragione, come dicevi te, è enfatizzato il ruolo difensivo. L'attacco è veramente grasso che cola. 5-3, quindi tutti buona pronti. Situazione per l'Italia. Ottimi danni su Lothar. Lothar non deve prendere kill. Se non prende kill, ha 12 HP. 12 HP non sono niente. L'ha seguito, vai Terenas! Sì, la pone! Terenas si porta a casa l'uccisione. Saju fuori dal distretto. Non può fare niente. Deve rispettare la presenza, provare con l'operator, raggiunto da Stermi però in pistola, molto bravo. Sì, però ancora una volta, bandola alla mano, potrebbe fare il devasto. Suprema non è ancora utilizzabile, gli basta veramente poco, Breach ci prova. Buono, guadagna tempo. 3 contro 4. 3 contro 3, Educaz cade sotto i colpi di Xipe. Ah, Famina da dietro, trova l'Emanuelito. Suprema che viene lanciata, se non altro a vuoto. La Polonia in vantaggio totale. Basta guadagnare un altro istante. Sì, ce l'hai, come ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai Sparker. E lo Sparkerone. Manca poco. L'ultimo tap. Sì, il clutch, signori. Sparkerone. Sparkerone con il Judge. Emette sentenze di morte sugli avversari. Giudice. 1, 2, 3 tap alla testa. Porta a casa il round, queste giocate spregiudicate, mancanza di rispetto pura per gli avversari, è una delle chiavi della vittoria di questa nostra nazionale che ha tanto bisogno di Sparker e Educoz nei panni. Guarda il Lapone come si esalta, anche il Monster. Tutti! Questo devono fare sti due, questi devono fare, lo possono fare molto più spesso di quanto ci provino, per quello mi altero. Let's go guys. Questa è l'abilità che possiamo mettere in campo, ancora una volta. Termine aggressione, un po' di tap, fuga immediata per la reina avversaria. Sono in due ad attenderla, attenzione, Lothar posizionato, il crosshair potrebbe essere buono. Modelito come sempre, utilizzato ormai come carne da macello, il positioning avversario. Ok, la Polonia ha un'affinità particolare con gli spari e le smoke. Va bene però, Terenas risponde bene. Sterni, guarda, guadagni il vantaggio. Guadagnato sul fatto che Manolito era morto. E poi Terenas stazione di disturbo. E su Huka prendono kill. Attenzione a questo push di Xipe. Xipe, il flank fenomenale. Risponde però bene Educoz. È un 2v1, ancora una volta. Prova la kill. È lì, l'ho visto. Suprema, raccogli. I coltelli da no, per poco. So Famina purtroppo raccoglie l'uccisione. Famina un torneo da comparsa finora nel e ora trova tutte le kill. Sta trovando tutte le migliori azioni di flank possibili. Famina che non aveva praticamente giocato le precedenti partite per la Polonia. Content creator polacca che a differenza di Alexandra, che stava anche comportandosi molto bene per quanto riguardava il gameplay, doveva più che altro campare di buon positioning e di assalti alle spalle dei suoi avversari. Ora sta pure sparando egregiamente, Famina. Non ci posso credere. Si saltano tutti contro di noi. È un buff che hanno contro l'Italia, a quanto pare. Tutti quanti contro l'Italia partono in quarta. È assurdo sta cosa. 6-4 comunque è un ottimo half per i nostri. Certo, è assolutamente un ottimo half. Siamo ancora lì. La votazione a 5, per una volta non vanno a spargersi per la mappa a provocare, ecco, forse no, sì, aspetta, è meglio ragazzi, sì. Il rush a 5 non credo funzioni anche se questo livello è piuttosto basso. Più che altro che sono ormai in economy, sono tutte con lo sheriff, non hanno nient'altro da dare. Allora ha senso, allora esatto. Errore mio che non ho visto la situazione economica. Non hanno nient'altro da avere, nient'altro da dare a questo match. Attendono pazientemente e avviene per nessuna ancora una volta. Rotation. Arrivano però delle smoke immediate, questo fa subito richiamare un po' di attenzione. Buonissima la smoke di Lapo. Bellissima la spike, almeno c'è un po' di soldi. Stare molto attenti. Siamo all'ultimo. Duello importante, sì. Questo. Purtroppo Educoz crolla. Guarda lì, Xipe. Xipe. T
Tina sul defuse, Lothar ci prova, devono guadagnare quanto più tempo possibile. Senza suicidarsi, ma solo guadagnando tempo. Buona anche la parte di Sparker, c'è la Suprema, beh col defuse, manca poco. Ah, per no, poco Manolito e arriverà il defuse. La difesa quel colpo del Manolito è importante. 7-5 sarebbe un ottimo half, 8-4 inizierebbe a essere già più preoccupante. Peccato davvero, peccato davvero. Un Edukoz ancora opaco, non è quello a cui ci è abituato in altre occasioni. Penso all'ultimo torneo che ho avuto il piacere di castare, quello che coinvolgeva, quel quale ha vinto nel team di Stermi, se ben ricordo, Stermi, Sparker ed Edukoz. Magico trio che ha condotto il team di Stermi, del quale era capitano Stermi, alla vittoria della Radiant Cup, powered by Vodafone. Ormai c'è anche intesa tra i tre. Vediamo. Siamo su Long di B. Attenzione, sono tutti dietro l'angolo. Il primo a cadere per l'appunto Edukoz. Poi ottimo l'utilizzo dell'abilità per andare a riposizionarsi. Ma bravo Stermi a seguire. Sparker trova Saju. Sì. Saju KO. Bravo Stermi. Conosce Reina. Ora Xipe deve cadere. Deve cadere Xipe. Teredas se lo porta a casa. Ora è il momento per portare un 7-5. Ora è il momento per farlo. Famina. La sua raise. Prende col drone. Si sposta verso i condotti. Assunta da Stermi. Non devi guardare. Famina. Crolla. O meglio, fa crollare Stermi. Alessandra, le due ragazze polacche. Oh, Manuelito però trova Famina. Un 2v1 adesso. Manuelito ha pochissima vita. Buonissimo sonar, la manovra di Sparker. No way. Non ci credo. Oh, lì fa male questa. Questa fa male. Fa male, era super importante. Regaliamo il clutch alla Polonia. 8-4. Prima volta nell'arco del torneo che la Polonia è in superiorità. Già, e di diversi round 20 sull'Alf. È ancora presto per dirci sconfitti. Abbiamo già visto come l'Italia brilli nelle situazioni in cui può generare e far piovere il caos sui propri avversari. Abbiamo visto un attacco contro la Francia che ci ha portato ben 6 round, cosa un po' atipica rispetto a quello che deve essere l'andamento naturale della partita. Quindi mi auspico per i nostri che ci attenda un gran bel half da attaccanti, come abbiamo durante la Francia, durante lo scontro con la Francia. Sono un po' preoccupato dalla performance di Edukoz. Ripeto, è giusto che un giocatore col suo palmarès, che si presenta come capitano, si assuma più responsabilità e performi un po' meglio di come sta facendo. È chiaro che è più facile a dirsi che a farsi, l'abbiamo ripetuto in più occasioni. Valorant è molto un gioco di ritmi e di sensazioni. Se sente di dover giocare più cauto, non può trarre qualcosa di buono dal giocare aggressivo tanto per giocare aggressivo. Sì. Evidentemente sta trovandosi in una zona di comfort fin troppo piccola e ristretta per quelle che sono le sue potenzialità, e quindi sta giocando ad un gioco elementare che non aiuta quando ci si aspetta tanto da lui e da Sparker in primis, ecco. Sì, questo è un peccato ovviamente. E parlando di momentum, a quanto pare ogni volta che si arriva a giocare contro l'Italia sembra arrivato il momentum per la squadra di turno. Prima era la Francia, adesso è arrivato il momento anche per la Polonia. Polonia che ha subito fino adesso ininterrottamente, senza mai colpo ferire, non è riuscita, non è andata oltre i 5 round vinti la Polonia in tutte le partite sostenute, non è mai andata oltre il numero 5, l'ha visto all'ultimo il numero 5. Detto ciò, però un Oxipe mai così forte, una Famina mai così utile alla causa della Polonia, stanno dandoci un po' di problemi. Cioè dire che abbiamo anche contro la Francia peccato un po' di rompere una situazione che ci vedeva round dopo round cadere nelle trappole degli avversari. Per quello che riguarda la Francia, tendenzialmente stavamo dando troppo spazio alle giocate aggressive e alle incursioni di raise, come altra da JBZZ, che giocava di satchel per terra, ci salta nel mezzo, fa triple kill, cose che non possono accadere anche a questi livelli. Anche a questi livelli più amatoriali comunque non sono cose che devono accadere. In questo caso invece stiamo subendo le pressioni di Xipe, che andrebbe messo più in difficoltà. Dopo un round che capisci che la sua collocazione è in A short, ti fai trovare in A short con gli strumenti, con le flash, lo cacci da lì, lo rushi e a costo di rimetterci uno dei tuoi vai poi a portarti alla kill su Xipe. Invece non stiamo pensando a queste strategie, forse perché siamo un po' troppo in ansia per il momento, per il fatto che lo scoreboard sia quello che è, quindi non stiamo rispondendo a sufficienza alle giocate ispirate dei nostri avversari. Manchiamo noi di ispirazione in primis.
O forse, come ha detto anche giustamente il capitano Educoz, bisogna un attimo ricordarsi per l'appunto che alla fine, sì, è un turno di beneficenza, vincere o perdere non conta, e forse questo riesce anche un po' a sollevarti da alcune responsabilità che involontariamente ti fai carico. Perché per quanto ovviamente noi siamo un popolo molto orgoglioso, soprattutto sui giochi, quando ci sono questi scontri, bisogna anche ricordarsi che alla fine lo si fa per beneficenza, e quindi, riferendomi alle parole che ha detto da Educoz, potrebbe essere forse il momento di rusciare un po' di meno, tornare tranquilli e ricordarsi che bastano veramente poche giocate, quelle più efficienti, senza fare troppe magie. E dunque parte il round con la superiorità numerica creata per la Polonia. Situazione di 5v3, già battuti Stermi e Lapo. Sono già due che cadono sotto i colpi della Polonia. No charges left. Manca poco per Educoz, Molto basso pochissimi Educoz. HP, forse fin troppo pochi. Sparca trova un'ottima double di 2. Ghost. 10 HP però. Lo stavano aspettando, ancora una volta Niente Xipe. da fare. È l'ultima spiaggia che non puoi superare. Xipe, la miglior partita del tutto il torneo. Difficile, difficile. Lo vediamo anche dai volti dei nostri. Nessuno sta proferendo parola, a meno che non siano Educoz e Sparker non inquadrati in questo momento a fare tutto lo shot calling, a rassicurare i propri compagni. È un pistol round. Nel pistol round tutto può succedere, è una lotteria importante perché garantisce a una squadra 2 punti spesso, quello della pistol stessa più quello che segue, vedete infatti le differenze di arsenali. I nostri vanno per il save, quindi sanno di dover rinunciare probabilmente al punto del 9-5, concedendo 10-4 alla Polonia e poi da lì si giocherà a parità di arsenali. Famiglia si sta avvicinando ad attenderlo. Educoz. Sparca trova anche l'uccisione con la shorty, ma ce n'è subito uno dietro. E trenasse di spalle, potrebbe essere chiuso da Educoz, così è con la shorty. Un buon scambio barre che li vede adesso favoriti, ma Alexandra trova una fantastica doppia uccisione, tripla uccisione adesso, non è possibile. Non è possibile adesso. Non veramente non capisco quanto di male ci sia nell'operato dei nostri, perché sembrano galvanizzarsi i giocatori più improbabili delle squadre avversarie. È un momento di crisi assoluta, quindi ci può anche stare che la mano si faccia più tremula, ci si faccia più ansiosi nell'esecuzione delle strategie, che quindi si manchino anche dei colpi importanti. Ma vedere Alexandra Sefamina, che erano finora piuttosto opache nell'arco del torneo, più Famina che Alexandra, che ha comunque giocato bene anche le altre partite, mi fa pensare che o c'è una passiva per cui contro l'Italia si giochi al 300%, o effettivamente i nostri stanno dando fin troppo spazio a questi giocatori. Col plant. Ottimo, Educoz. Gioca bene. Senti il rumore di quella freccia che sta per essere sparata. Sull'eco round, Questo è importantissimo, era un eco fondamentale. per i nostri. Abbiamo Eco sottratto 5 armi, come vedete dalla grafica, Thrifty round. sarebbe Esatto. l'equivalente avaro. E abbiamo portato a casa un round importantissimo. Già. Bene così. Allarmante comunque, come per l'appunto lo dicevi, player che non hanno trovato una reale efficacia negli altri game contro l'Italia sembrano galvanizzarsi e trovare delle performance assurde. E lo vediamo per l'appunto. 23 kill, Xipe! 23 ne ha fatte almeno in due partite, le sta facendo tutte adesso. E anche Alexandra sta facendo 14 kill in tre partite probabilmente. Alexandra che fa più kill di Educoz e Sparker. È strano da vedere. Ma perché non hanno paura di giocare nel Esatto, caos? Non hanno perché paura di correre e fare run and gun? sentono Perché i meno nostri il non li stanno peso. punendo. Sentono meno il peso delle azioni, quindi lo fanno in scioltezza. Bravo Stermi. Signori, si ritorna con questa difesa. Educoz insieme a Terenas, bellissimo su Lotta e Famina. Lo aspettavano. Oh, Saju ci prova con l'inserimento. È una brutta posizione, viene punito subito da Stermi. Un'ottima posizione che li vede adesso favoriti. Certo, è un eco round contro Vandal e Operator, ma sono comunque punti. Qui Stermi a questo giro non si fa fregare. Per quanto il crosshair era ottimo comunque da parte di Alexandras, in ogni caso. Era ottimo ad altezza testa. Eh già, mi preoccupa la situazione di
calma apparente dei nostri, mi auguro sempre che ci sia un Edukoz che sta straparlando, perché è super importante tenere le redini della squadra. Bene il 9-6, senz'altro è un buon segnale dopo aver preso anche il round pistol, recuperare e vincere di Avaro e poi subito dopo di condizione di vittoria del deathmatch, se vogliamo, quindi delle 5 kill, è un bel segnale che la partita prende una direzione che favorisce l'Italia. Mi Esatto. preoccupa un po' però il clima in Discord. Si ricomincia però, si Dei ricomincia. ragazzi taciturni. Comunque, ci sono in partita, sono concentrati, va bene anche così. Wow. Bene, Edukoz però dice HP. Questo lo porta già un pochino più fuori dei guai. Dovrà giocare in maniera molto più tranquilla. Arriva I'm the Hunter, la suprema da parte di Alexandras, che va a cogliere Manuelito. Visione quasi libera. Edukoz sta aspettando. Il one Bel tap c'è su flick. Lothar. Il one tap c'è. Fatelo per Aether. Resta, aspetta. Ottimo Bella posizione di utilizzo da Saggio, parte di Saggio. attenzione. Molto bella la posizione, ma soprattutto buono anche il pulizzo. Bene ancora Terras, Bene punire Lapo. sulla freccia. Poi però Saggio, ottima posizione, ma Sparker lo copre. Bara per Sparker, bara. bene, 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 Frag re bene, frag. Ottima Era il più situazione. pericoloso Saggio in quello Fermi spot, da però dietro. Sparker. Su Xipe. Si va a chiudere, ne rimane soltanto una. Famina. Devono stare molto attenti. Un 2 per 1. C'è anche il buff. Sono belli grossi. Stermi come Ottimo uso Sparker. della flash. Dovrebbe essere abbastanza pre-defuse. Si ferma a metà e Ottimo poi Sparker, si va a Sparker. chiudere. Un'altra uccisione. E col Bene defuse così, bene completato. così. Bene così, bene così, bene così. Quando troviamo lo spazio nelle maglie della difesa avversaria, non esitiamo, eseguiamo molto bene. Il problema è sempre innescare questa azione. L'innescare questa manovra ci costa sempre troppi round. Io spero davvero che dopo questa partita, sperando di uscire a testa alta, vincitori con anche qualche contratto dalla nostra, i nostri capiscano di poter giocare in modo molto più aggressivo. Bella lì, Sparker. Bella Sparker, bacetto più dub. Bene così, Buon eco per i nostri. questa è la risposta che volevi sulle comunicazioni, questo è quello che sta accadendo sul Discord, quindi ragazzi spensierati e soprattutto voglia di vincere. Questo è Mi sono per importantissimo. Aether per Edukoz e mi solletica sempre la fantasia. Speriamo di vedere cose buone dal suo operator. Manuelito su un flank. E lo chiude! E Attenzione! lo chiude! Chiude su Saju! E il Manuelito Erraton! Anche Bene così, importante. Terenas e Heads up me. Sparker! Escuchame mama, por mi vida loca! Erraton! In chiusura! Adesso Edukoz! Vai col coltello! Un po' too Un po' much! Ma troppo, ma era vanno a molto chiudere lo basso Xipe. Sparker, Ok, signori! 9-8. 9-8! Forza ragazzi, forza! Bene così, bene così, bene così. Sparker rilassato, sereno. Ha ingranato la marcia giusta. Ora deve farlo anche Edukoz. Let's go. Siamo col flank di Manolito Eccolo che trova un lì, il Saju che era Manuelito. virtualmente molto pericoloso. Saju cerca sempre questi angoli, mette proprio la tenda da camperone spesso e volentieri. Vero. E serve di tanto in tanto disinnescarlo perché anche una giocata che andrebbe punita perché è troppo passiva, delle volte può convertirsi in una doppia tripla uccisione anche solo perché non ci si aspetta una posizione del genere da un avversario. Quindi molto importante tenere d'occhio gli angoli e impedire a Saggio di raccogliere kill. Esatto. Non le merita queste kill, non le merita. Alexandras sull'operator. Partono un po' di supreme esterni già fuori. Lothar entra dentro su Terenas e riesce tranquillamente a entrare sul site di A. Invasione totale, ci sono tutti. Occhio per negare visione. Suprema attivata. Famina vuoto con razza, importante l'uso della suprema vuoto. Edukoz. Edukoz. Questo forse è ottimale. Utilizzo della suprema adesso. Quando i giochi sembravano fatti, è anche ottimo per i prossimi game. Guarda lo Xipe, Xipe purtroppo per nascosto. Sparker. Wow, che Mio tempismo Dio, che perfetto. Ha tempismo. aspettato la ricarica, bravissimo Xipe. Nulla da dire. Aspettando ancora una volta triple kill per Xipe. Assurdo. E adesso è un Manuelito, Manuelito. Manuelito. Salva l'arma, ti Manuelito, direi. dove sta? Manuelito, dove sta? Salvati con tutto il dinero. È il momento. Non puoi fare altro. Manuelito sente un teleport. Manuelito, attento. Sarà caccia all'uomo. Dovrebbe essere ok, Anche però, in solo ogni per caso. salvare questo phantom è importante. Va bene, va bene, va bene. No, Manuelito no. Manuelito no. Manuelito no.
Suprema qui, estermi. Wow, artistica, ma che purtroppo dà favore alla Sexipa. Molto, molto ben giocato. Qui il momentum da parte di Sipe è fenomenale. Sì, la scelta dei tempi. Sipe è una partita fenomenale. 28-11, no, signore. Veramente, veramente nulla da dire, nulla da dire, nulla da dire. La sua miglior partita del torneo. E pazzesco. Si dimostra assolutamente a livello dei migliori in assoluto, delle rispettive punte dei mati di tutte le squadre. Sipe è assolutamente fortissimo. Edukoz è il suo operator. Tempo di raccogliere qualcosa. Oh, sì. Ok, raccogliamoci uno Sipe per aprire le danze. Subito con l'uccisione, subito, mi dà. Uno Manuelito con fuoco di copertura su Long DB. Devono chiudere l'ingresso, c'è un occhio, vogliono entrare, possono farlo. Reina Limitre, Alexandras con, il suo, con la sua sobata, Suka. In chiusura, Macete ci prova, Manuelito, purtroppo non va bene. Cade anche Edukoz e Terenas. Questo potrebbe essere un punto facile. È rimasto solo Stermi. Giù col primo. Parker, mezzo ogni angolo, manca giusto quello più chiuso, ok, libero. Possono farcela, sono tutti lì. Serve appostati. Push. Ottima ulti, questa è una buona suprema. Seguire la ulti. Oh, bravo Stermi, attento all'angolo, bellissima quell'attivazione, crea disturbo. Ottima sinergia tra i due, peccato alla fine, però. Purtroppo non c'è la sinergia ottimale. Bravo Stermi, ha preso esattamente il timing perfetto con cui la ulti di Sparky è arrivata sull'avversario, però era comunque poi una situazione di 1v2 perché Sparky era esitato un po' dietro al container invece di seguire il push di Stermi. C'è da dire che anche il positioning della resa avversaria a Famina era molto aggressivo, lo vediamo, e non ha concesso una facile punizione a seguito di quella ulti. Veramente un pixel di salvezza, guardalo, per Famina, guardalo. Per quanto si sia dissolto molto bene nella sua negazione l'abilità di Reina, poi Stermi si è soffermato troppo nella linea di tiro che aveva già scelto Famina per il suo spray and pray. Edukoz ci prova, per poco non va a cogliere Reina, per poco. 1-18, tutto ancora da giocare, tutto ancora da giocare. Ai, Edukoz cade. Saju ancora una volta, Manuelito lì, Suka. Potrebbe essere chiuso. Saju, un'altra fantastica uccisione. Molto grave lì il buco di Manuelito, che aveva un Seju davanti a sé, crouchato, non l'ha punito. Peccato. Davvero un grosso, grosso peccato. Adesso la spike è plantata. Per l'Italia c'è ancora spazio comunque. Sono su quel teleport. Terenas. Terenas deve trovare il coraggio. Sei tra incudine e martello. No, probabilmente a questo punto ti arrendi a 12-8 e provi a ripartire. Davvero una situazione troppo scomoda. Qua rischia più l'apo. Sì. E invece no! E invece no! Si può quasi pensare di uscire. No, sono troppo in ritardo. E invece doppia! E invece doppia! Terenas! Prima Alexandras e poi Lothar! Continuate a venire! Purtroppo qui Seju gioca molto bene. Come non detto. Gli entra col teleport. Vittoria per gli attaccanti. Con la spike che purtroppo di torno. Bisogna ripartire da un Edukoz più ispirato col suo operator. Vediamo se abbiamo il buy sufficiente per lui. 12-8 ci fa male per quanto... Non, per quanto vicini alla vittoria i polacchi, non accettiamo di essere gli ultimi per power rankings di questo torneo. Qui immagino le doppie kill di Lapo. Eccoli che non ci crede. Si prende prima Alexandras e poi Lothar da quel teleport. E poi purtroppo da dietro Seju usa il teleport, gli arriva. E poco da fare. Picca! Ok, Lothar. Parker. Neanche Lothar, che si era un po' spento negli ultimi game, adesso ritrova una forma smagliante. Qui purtroppo Edukoz va a chiudere su un drone Famina. Niente. Massacrati da Famina e Alexandra. Famina e Alexandra hanno performato meglio di tutti. Stermi ed Edukoz. Sparker, probabilmente la sua miglior partita delle due che mi giocare. Lapo sempre piuttosto solido. Right, Lapo sì, ha avuto degli ottimi improvement. Purtroppo le varie aperture, i vari buchi non lasciano scampo. E adesso è il Manuelito. È da solo. Col coltello, il giro. Verrà raggiunto infine da Saju. Più suprema.
Ah, Ci hanno provato. fa male nonostante tutto. Fa male sapere di essere ultimi nei ranking. Se è vero, è tutto per beneficenza. Però ci piacerebbe vedere i nostri proseguire con una Va bella bene così. cavalcata fino alle semifinali o alle finali. Perché no? E Molto bravi. invece la Polonia raccoglie la prima partita di successo dopo due stomp subiti. È proprio la Loro volta peccato. dell'Italia a regalare loro il punto. Peccato davvero. A questo punto è molto difficile andare a affrontare la Turchia, che è la testa di serie del momento, o meglio, ha performato per quello che riguarda le partite vinte e perse meglio della Spagna, che però è prima per budget, per charity raccolta nell'arco del torneo. Eppure la Turchia ha più vittorie dell'avversario sicuramente più temibile. Gran peccato, ma ci attende un'altra partita dell'Italia È e vero, chissà che già. non sia invece l'inizio di una insperata rimonta che vede l'Italia trionfare su Turchia e Spagna Una e guadagna il secondo ripresa? posto. Saremo a vedere. Difficile, Saremo a molto molto vedere. difficile, ma ci proviamo, tra Già, poco. a tra poco, ragazzi, dopo una piccola pausa.